Bentrovati, fratelli. Bentrovati anche a voi. Oggi è semplice. Siamo accanto ad ognuno di voi. Siamo presenti nelle vostre esistenze e voi nelle nostre. Siete luci immerse nella luce. Vedete il buio, ma credete che quel buio sia un effetto collaterale della vostra esistenza. In realtà la luce ha varie sfaccettature, ha varie sfumature, vari colori. E solo nel saperli cogliere troverete voi stessi e troverete il senso profondo inciso nella vostra esistenza, già da tempo. Allora accorgetevi di chi siete veramente. Guardatevi con gli occhi di chi conosce la realtà per quello che è, senza volerla analizzare, senza volerla suddividere in piccoli pezzetti. Senza voler necessariamente oltrepassare la barriera della vostra mente per poter usufruire di qualcosa che gli altri non conoscono. Sappiate ricordarvi di essere delle persone fisiche e di avere quindi delle esigenze fisiche, ma sappiate anche distinguere quello che di voi non è fisico e va ben oltre quell'apparenza che appare ai vostri occhi nudi. Allora dividetevi con la vostra capacità di saper analizzare e analizzate quello che la vostra mente vi consente di vedere. Ma dopo aver fatto tutte le vostre analisi, dovete necessariamente posare gli attrezzi che misurano le vostre quantità, i vostri pesi e tutto quello che appartiene alla vostra materia, e da lì potrete partire verso una visione diversa, in grado di mostrarvi la realtà con la luce, con la luminosità di cui è fatta. Non avete bisogno di stimoli, non avete bisogno di carica, avete semplicemente la necessità di ritrovare la vostra dimensione esistenziale. E potete farlo soltanto rallentando quella corsa in cui vi siete immersi, una corsa fatta di pensieri che si accavallano, una corsa fatta di idee che non vi servono. Allora noi non vi diciamo di andare allo sbaraglio né di abbandonare le vostre idee, ma semplicemente di saperle riconoscere per quello che sono, delle idee, dei pensieri, di essere consapevoli che i vostri pensieri non sono la vostra essenza e che voi siete oltre il vostro pensiero. Allora la vostra essenza sarà in grado di illuminare anche i vostri pensieri e allora la vostra essenza sarà in grado di farvi vedere le cose per quello che sono. In un certo senso vi diciamo che quello di cui avete bisogno è alla vostra portata e non è una cosa complicata da far rifiorire. Il vostro cammino è già ben indirizzato verso una realtà più pura. Sappiate allora guardare la vostra esistenza attuale con gli occhi di chi vede le cose per quello che sono e non per come dovrebbero essere, e cioè per come la vostra mente vi suggerisce che dovrebbero essere. Ogni vostra idea, ogni vostra convinzione è sbagliata e vi diciamo questo perché sappiamo che non esistono idee e convinzioni giuste e questo non perché non dobbiate avere delle certezze, ma perché il vostro essere è completamente al di fuori della realtà reale e allora sappiate vivere nella vostra realtà apparente con la certezza di essere diversi da quello che ora siete. E questo stato di conoscenza vi potrebbe aiutare a farvi percepire l'esistenza in maniera diversa, più intensa. Se non avete compreso questo discorso, è perché la vostra mente vi suggerisce di dover capire ogni parola in maniera nitida e senza equivoci. Ma noi vi diciamo che è grazie al duplice significato
delle parole, che voi spesso riuscite ad afferrare i concetti più astrusi. Allora ringraziate la vostra mente di essere così elastica, ma sappiate pure che la vostra mente può suggerirvi risposte o domande solo in base a ciò che voi le ponete davanti. Sappiate dunque essere anche in grado di mettere davanti a voi delle situazioni ben diverse da quelle che la vostra società vi impone. Sappiate quindi essere autonomi e non dipendere dagli altri o dal vostro pensiero comune. Sappiate dunque superare le vostre ostinazioni, le vostre convinzioni e le vostre idee e andare oltre e soffermarvi sui momenti di gioia e di serenità che ogni esistenza può donarvi. Sappiate guardare il bello delle cose e non accanirvi sui fatti della storia che non vi sono piaciuti. Sappiate osservare il tempo che passa con quel sorriso che spesso avete saputo riconoscere in voi e sappiate guardare gli eventi con soddisfazione, con la certezza che ogni situazione vi dona una maggiore capacità e dona anche al vostro prossimo una maggior forza. E qualsiasi cosa voi vediate, ricordatevi che è benedetta ed è un qualcosa che porta luce, perché solo la luce può esserci dentro la luce.